Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono PixelPax e oggi siamo qui con il mio metodo di studio. Mai avrei creduto di dover fare un video su come io mi preparo agli esami, su come io studio, ma in tantissimi me l'avete chiesto sia sul gruppo Telegram, che trovate qua sotto in descrizione, se non siete già dentro vi invito ad entrare, sia su Instagram, sempre qua sotto in descrizione, non 8 megapixel, e quindi, boh, ho deciso che oggi parliamo di questo. Ora, il mio metodo di studio, non ho idea se è già stato brevettato, se è una roba conosciuta, ma io me lo sono inventato l'anno scorso, da quando ho iniziato l'università. Con me ha sempre funzionato molto molto bene e quindi oggi ve ne parlo. Per intenderci, molto molto bene significa che io adesso, a maggio, ho preparato 3 esami, li ho dati di fila uno dietro l'altro, quindi in 3 giorni consecutivi, li ho passati tutti e 3 con voti decisamente buoni. Quindi reputo che sia un metodo che, almeno con me, funziona molto bene. Ok, il mio metodo di studio è basato principalmente su 4 punti fondamentali. Organizzati, studia, schematizza, ripassa. Organizzarsi è sicuramente la cosa fondamentale da fare. Io mi muovo in questo modo. Non ho un giorno preciso nel quale inizio a fare questa cosa prima degli esami. Dipende molto da quanti esami devo preparare, quanti sono lunghi e quanti libri ho da studiare e quanta ansia ho. Soprattutto l'ansia è una cosa fondamentale. Ora, io mi preparo in questo modo. Prendo tutti i libri che ho, conto le pagine e le sommo fra di loro. In questo modo ho il montepremi totale delle pagine che devo memorizzarmi entro la data degli esami. A questo punto conto i giorni, un giorno a 2 settimane circa, massimo 3, se ho i tempi lunghi, se no facciamo circa 2 settimane. E a questo punto divido le pagine per i giorni che ho a disposizione. In questo modo saprò quante pagine devo studiare ogni singolo giorno. Dunque, una volta che vi siete suddivisi le pagine, fatevi una tabellina, come quella che vedete qua. Questa qua è la mia tabellina, adesso questa qua era quella per gli esami, però in genere mi faccio una tabella divisa per mesi, nei quali ho tutta la settimana. Per ogni singola casella mi segno quante pagine ho da fare di ogni singolo libro. In questo modo so esattamente ogni singolo giorno quanto devo studiare. Ovviamente per darmi un minimo di gratificazione personale, man mano che finisco le pagine, evidenzio quelle che ho fatto, piuttosto che barro la casellina, robe così. Robe che comunque ti fanno capire che, ok, hai fatto il tuo dovere per oggi, puoi smettere. Robina così in più. Bene, il mio metodo di studio, nello specifico per studiare i libri, consiste nel leggerli ed evidenziare. Questo perché io mi ricordo molto bene le cose quando le leggo. E evidenziando i concetti, una volta che dopo dovrò fare gli schemi, semplicemente dovrò leggermi la parolina evidenziata e tutto sarà molto più veloce. Se voi avete un altro metodo di studio, ovviamente usate il vostro. Bene, ora passiamo alla fase 3, ovvero schematizza. Schematizza con me funziona bene perché appunto, avendo una memoria anche visiva, se le cose sono schematizzate come dico io, quindi come le ho studiate io, le cose mi sono già entrate in testa e quindi devo soltanto vederle un attimo nella pagina per memorizzarle. Se voi ovviamente non trovate utile fare gli schemi, allora a questo punto il mio metodo di studio, diciamo, inizia a essere un pochino più vacillante. I miei schemi sono quelli detti ad albero o sequenziali, ovvero partiamo dal titolo del libro, sottotitolo, argomenti. Messi tutti a scaletta in maniera che si procede e man mano che prosegui vai sempre più nello specifico, fino ad arrivare proprio al piccolo piccolo piccolo, quindi dal macro al micro, ok? Bene, una volta che avete fatto tutti gli schemi, che a me circa impiegano una settimana se va fatta male, uno o due giorni se va fatta bene, in genere io riesco a schematizzare 100-150 pagine al giorno, perché sono comunque allenato. Voi ovviamente se non ce la fate non è la fine del mondo, organizzatevi come riuscite voi, ok? Una volta insomma che avete schematizzato tutte le pagine, si passa all'ultima fase, fase 4, ripassare. Il ripasso è la cosa più fondamentale del mondo perché vi permette di focalizzare e concentrarvi sui concetti base. Capisco bene che magari uno dice ho già studiato, ho già fatto gli schemi, le cose le so già. Sì, ma a volte è più importante dare una ripassata agli schemi che hai fatto piuttosto che rileggerti tutto il libro. Nello specifico io preferisco tenermi 4-5 giorni prima dell'esame per poter ripassare tutto. Quindi mi raccomando, tenetevi anche qualche giorno per ripassare con tranquillità. Il giorno dell'esame io in genere non ripasso perché ho tanta ansia, quindi non riesco a concentrarmi, quindi tendo a non ripassare. Ripasso magari la sera prima di andare a letto, ma poi dopo, il giorno stesso dell'esame, massimo se proprio, guarda, c'ho del tempo in più, do una letta, ma se no, no. Quello che so.
Quindi, fondamentalmente, questo è il mio metodo di studio. Quattro fasi, un'ottima programmazione, mantenere la programmazione, essere ligi al dovere. Mi rendo conto che è difficile, però è importante, ragazzi. In questo modo si riesce a preparare tutto nei tempi prestabiliti, senza mai ridursi all'ultimo. Cosa che io veramente non riesco più a sopportare. L'ho fatto per tanti anni, ho sempre sbagliato facendo tipo le 1 alle 2 di notte, roba del genere. E no. Adesso invece con l'università mi sono messo che massimo alle 9 mi metto a studiare. Alla sera verso le 6 finisco e dopo ho tutta la serata libera, che decisamente è molto meglio. Bene, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Se il video ti è piaciuto ricorda di lasciare un bel like e di iscriverti qua sotto al canale. Ti ricordo che in descrizione trovi tutti i link per i miei social e per il mio gruppo Telegram, nel quale ti invito nuovamente ad entrare. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!